Ogni tanto quei film sforo dai miei decenni preferiti che sono anni 40, anni 50 e mi avventuro addirittura negli anni 60. Mi sono rivista poco tempo fa un film che aveva fatto epoca, Indovina chi viene a cena, bellissimo. Cliccate la campanella o le iniziali AG per iscrivervi al canale. Questo è un film memorabile, interpretato da Spencer Tracy. Ultimo film che ha fatto, perché poi è morto poco dopo aver concluso le riprese nel 67, dalla sua Katharine Hepburn, nei panni dei genitori, loro due della sposa. Affiancati da un eccezionale senipotiere nei panni del promesso sposo e da Catherine Houghton, figlia della coppia Tracy Hepburn e, curiosità che forse vi sfuggiva, nella realtà nipote della vecchia Kate, cioè nel film Katharine Hepburn è la madre, nella realtà è sua zia, è la sorella della mamma della giovane attrice. In effetti sono molto credibili come coppia madre-figlia, ma certo, sono zia e nipote. Per finire subito con le curiosità, vi dirò che zia e nipote si chiamavano, beh, si chiamano, lei, la nipote è chiaramente ancora viva, Kate no, si chiamano entrambe Catherine in onore della rispettiva madre e nonna, Catherine Houghton Hepburn, la quale era un'attivista, una femminista di quelle di una volta, una suffragetta del Connecticut, nata nel 1878, roba vecchia. La famosissima Katharine Hepburn era cresciuta in un ambiente molto particolare, ricco, marcatamente progressista, la classica famiglia liberal, e poi ha sempre interpretato i ruoli di donne brillanti, indipendenti. C'erano, non so, i quattro film con Cary Grant tra il 35 e il 40 che ha interpretato a quell'epoca lì, poi nove film con il suo Spencer Tracy e tutto il resto. Insomma, non ha sbagliato un ruolo, sta benedetta donna. Sì, forse qualcosa all'inizio non era proprio in sintonia, ma poi. Torniamo al nostro bravo Indovina che viene a cena, commedia romantica coi controfiocchi, con i suoi aspetti anche drammatici, perché parla del matrimonio progettato tra la 23enne Joanna dalla candida Carnagione e un bel dottore interpretato giusto appunto da Sidney Poitier, un vedovo di parecchi anni più vecchio di lei, perché lui ne ha 37 e lei 23, e con la pelle molto ma molto più scura della sua. La coppia come coppia sono fantastici, stupendi, meravigliosi. Lui è più vecchio, non di poco, ma il problema evidenziato dal film non è l'età, bensì il colore della pelle e i tratti somatici, perché la triste realtà è che, insomma, mentre giravano questo film c'erano ancora la bellezza di 17 stati americani in cui i cosiddetti matrimoni interrazziali, come si chiamavano allora, erano, figuriamoci, ancora fuori legge. Sempre per essere esatti, il film è uscito a dicembre del 67 e solo nel giugno, appena trascorso, la Corte Suprema si era decisa ad abrogare quelle tremende leggi che erano entrate in vigore ancora alla fine del 600 con le 13 colonne britanniche originarie che poi erano state tramandate nell'ordinamento degli Stati Uniti. E poi man mano, stato dopo stato, viene tutto abbandonato, però è stato così fino al 67, quindi fa l'altro ieri, fa un po' impressione pensarci adesso. La trama del film è praticamente tutta incentrata su questo progetto di matrimonio. La madre, la vecchia Kate, accetta l'idea molto prima del marito, perché lui, il padre, Spencer Tracy, fa molta più fatica ad accettare l'idea del matrimonio della figlia. Nella sceneggiatura è bello vedere il percorso che fa lui. Lui è questo giornalista molto libero, molto progressista, che però al momento buono di dimostrare quanto è di vedute aperta, no, si tira indietro, ha una paura boia che i due, e soprattutto i loro futuri figli, possono avere vita difficile se davvero si sposeranno. Poi ci sono tutte le scene con i genitori di Sidney Poitier, perché non sono soltanto i genitori bianchi a essere preoccupati, ma anche i genitori neri. È una partita ping pong, un po' commedia, un po' dramma, tra intolleranze assortite, timori, paturnie, e dura tutto il tempo di questa giornata fino alla cena del titolo. Stranamente, però, Hollywood particolare, c'è anche un personaggio, un amico prete cattolico, stranamente dipinto positivamente, uno che gioca a golf con Spencer Tracy, amico di famiglia e basta, perché senza implicazioni spirituali, perché lì sono tutti agnostici, e questo prete tifa apertamente per i due giovani innamorati, no? Che si sposano, se si amano, si sposino, no? Un po' stereotipato nell'originale a questo accentaccio irlandese, tanto per fugare ogni dubbio sul fatto che è un monsignore cattolico. Da questo punto di vista è un po' un'americanata, però è bellissimo. Anche se nipote è stereotipato da morire, perché il principe è perfetto, è l'eroe senza macchia, senza paura, il principe azzurro, intelligente, buono, meraviglioso, bravissimo, salva la vita dovunque vada, lavora per le Nazioni Unite. E la
dove trova la ragazza in vacanza alle Hawaii. Comunque, un film meraviglioso, sempre bello da ricordare. Tra l'altro, quasi tutto girato nell'ambiente della casa dei genitori di lei. Eppure, un film movimentatissimo, questi continui cambi di situazione con la cena, che è poi il culmine della frenetica giornata in cui succede di tutto, dalla presentazione del futuro sposo al fatto che finiscono per anche i consuoceri, no? Per presentarsi e confrontarsi. Alla prossima storia, iscrivetevi al canale.